All'angolo di un vecchio palazzo, la plastica sagomata a note musicali. Di fronte a un muretto di pietre vulcaniche levigate da strusci continui. Nel cielo, tutte, ma proprio tutte le stelle, lucenti come ciondole ad una festa di paese. Avevi una camicia bianca, avevi una gonna stretta, avevi un libro in mano, avevi una borsetta. Nei jukebox, Adriano Celentano con 24. Giorni insieme a me, muovendo abissi di perché, sera insieme a te, scacciando fughe dai tuoi ma, soli siamo noi, in questa notte quando ormai l'ombra fugge già, fra neutri e neri e poi chissà, resterà per sempre pazza. Bislacca come noi, sempre un po' ruffiana per la mia smania di abbracciarti, tenerezze e baci e ti gingillo i ricciolini, mentre è giunta ormai l'oscurità, accarezzo il tuo collo e già mi accorgo che ti stai abbandonando un fremito nella penombra insieme a me. È anche in qualche modo legato al tuo lavoro che è legato ai bambini, no?
Quindi in qualche modo anche il discorso che faceva Elisabetta ieri, aiutare a estrarre in qualche modo, visto che oggi parliamo di vulcani e di sofferenza, quasi di spremitura per trovare qualche cosa di sanguigno nella nostra anima e anche nella tua missione di vita, perché il segnale è una missione. Sicuramente, anche lì c'è la passione. Senza passione non si può stare una vita con i bambini, anche perché se rimane piccoli, io tante volte mi sento una ragazzina, mi sento che non sono cresciuta sotto tanti aspetti. Ho quasi 60 anni, ma nonostante questo mi sento ancora piccola e gioco e vivo con loro, anche se poi purtroppo la scuola è diventata un'altra cosa. Lasciamo stare. Vabbè, però non guardiamo solo il significato simbolico, il resto non ci interessa, no, eh. Se parliamo appunto di Ischia, ci sono secondo me due cose molto forti, molto potenti, che sono legate l'una all'altra e che sono legate al discorso dell'essere vulcano. Il vulcano è lo spirito di questa isola, no? Le acque calde, le acque a sorgeto, nel mare, le fumarole, tutte queste cose. Qualche anno fa io sono venuta a Ischia e ho fatto una passeggiata sul Monte Epomeo e ho incontrato dei ragazzi che cercavano la porta di Agartha. Io non ne avevo mai sentito parlare. Io l'ho inserita nel mio romanzo. La porta di Agartha è una porta che non si sa se è fisica o spirituale. Si sa che da tantissimo tempo la si cerca, anche i nazisti l'hanno cercata. Perché entrare in Agartha vuol dire poter entrare in un mondo spirituale diverso e quindi naturalmente controllare tante cose. Comunque, il mio romanzo non è un romanzo spirituale, è un romanzo d'amore, è un romanzo dove due persone si vogliono, ma non riescono a vivere la loro storia d'amore, perché comunque esistono tanti tabù, esistono tanti problemi al mondo, esistono tante infelicità e loro non riescono ad amarsi. Circe, chi è Circe? La voce. Prima la signora diceva la voce. Le voci sono delle cose che noi possiamo sentire dentro di noi, sono delle voci spirituali. Ci vengono dalla nostra anima, che ci vengono dal mondo intorno. E Circe, che è vicino a casa mia, San Felice Circeo, io lo vedo da casa mia, noi abbiamo la montagna, il promontorio di Circe che sta dentro il mare con le sue chiome, in realtà appunto si dice che sia la testa, no, della maga Circe. In un certo senso anche questo si ricollega alla vostra isola, perché ricordiamo che non mi ricordo come si chiama in questo momento, comunque qui a Ischia voi avete il più antico, il vaso, La Coppa di Nestore. La Coppa di Nestore, bravissima, avete la prima testimonianza di una poesia scritta su un coccio appunto antichissimo, dove mi sembra che dica l'amore è meraviglioso, l'amore ti dà tanto, però chi beve da questa coppa di vino avrà appunto, sarà felice, avrà l'amore appunto. E quindi niente, io ho voluto parlare di tanti luoghi, ho voluto parlare anche dell'emigrazione, degli italiani all'estero. Ho voluto parlare di tante storie, ci sono tante voci in questo romanzo, un romanzo breve, si legge molto facilmente, e sono delle lettere e questo devo dire che dopo che l'ho scritto ho fatto delle ricerche, ci sono pochissimi romanzi epistolari, insomma, e niente. Tante volte mi chiedo come ho fatto a scriverlo, come ho fatto a tirare fuori tante cose, non lo so neanche io. Infatti te lo chiedere anche, ma soprattutto quando l'hai scritto? Secondo Bruno, di notte dalle 2 alle 3? E purtroppo io per scrivere veramente un po' di tempo.
grazie a Bruno e vi volevo raccontare un episodio brevissimo. Di Bruno ancora non lo conoscevo fisicamente, ci conoscevamo semplicemente telefonicamente, lo seguivo per quello che faceva, gli avevo anche mandato qualche pezzetto che lui qua e là aveva pubblicato. Scendo dal traghetto, trovo
si intitola Tardiva dichiarazione. Dichiarazione. Te lo tengo da dice, Didi, te lo devo dire, Angelino, che mi hai sempre fatto sangue. Ti ho visto adesso, dopo tanti anni, ormai siamo vecchi, ma tu sei sempre più bello. Da giovane ti ho ammirato quando scendevi per le piagge marine, cioè per la strada dove abitavi con tua madre e tuo padre. Che bel viso che tenevi, sei bello pure adesso, con quegli occhi verdi come la marina di Circe, che andai lì da bambina e pure là ti pensai. Io te lo voglio dire, perché se muoio tu neanche sai chi sono io, come mi chiamo. Mi chiamo Antona, Antonia. Sono stata una bella donna, ma tu non mi sei manco scernuta, non mi hai proprio guardato. Sempre ti ho rivolto il sorriso franco perché ti volevo dare un bacio. Ti ricordi che da bambini una volta ci siamo dati un bacio sopra il pullman sulla corriera? Per le coste, per salire il paese? Io non me lo sono mai scordato. Te lo voglio dire perché mi piace anche adesso, se tu ci ripensi. E mi vuoi bene anche tu. Vieni a casa mia, apporta la cimbella. La chiave è sulla porta. Io tengo sempre pronta la cucuma del caffè. Tu porta lo zucchero. Troppo vicino. E io la dedico a mio marito che amo tantissimo, un uomo meraviglioso. Diciamo a tutti gli amori, a tutti gli amori impossibili e a tutti.